benvenuti in questo nuovo video. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Essendo arrivati ormai alla fine di febbraio, oggi sono qui per farvi i preferiti del mese. Questa tipologia di video a me piace molto personalmente perché secondo me può farti scoprire tantissime nuove cose che prima non conoscevi. Quindi nei commenti fatemi sapere se vi può piacere appunto questa tipologia di video, così inizierò a farne una al mese. Direi di iniziare subito con la mia categoria preferita del mese, ovvero l'abbigliamento. Questo qui è il mio capo preferito del mese, anche se non è un capo ma è un set. Ed è composto da questa felpa qui, marrone, con lo scollo a V, bellissima, e rimane anche corta, quindi secondo me le tute fatte in questo modo sono veramente bellissime. Questo qui invece è il pantalone che cade morbido, quindi una tuta comodissima per ogni occasione veramente, e termina appunto con l'elastico, quindi super super comoda, in vita ha sempre l'elastico appunto. Allora, dovete sapere che io non sono mai stata un amante delle tute, ho sempre pensato che a me non stessero bene, e invece dopo aver comprato appunto questa tuta qui di Shein mi sono sicuramente ricreduta, è diventata la mia tuta preferita in generale e appunto in questo mese il mio capo d'abbigliamento preferito. Secondo me appunto è un capo comodissimo e super versatile, su Shein ne trovate di tutti i colori e di tutti i tipi, e appunto io ho voluto acquistarla così per provare, essendo che questi mesi li abbiamo passati completamente in DAD, quindi in didattica a distanza, ho pensato ma perché no, invece di stare in pigiama la mattina davanti al computer mi mettevo la tuta, e così ho fatto e mi sono trovata veramente veramente benissimo con questo set, quindi io ve lo consiglio e appunto questo qui è il capo del mese. Ma andiamo subito avanti con il prodotto make up del mese. Allora, diciamo che io il make up lo acquisto un po' qui e lì, nel senso non sto a guardare la marca, magari quella che costa di più, anche perché non sono un'appassionata di make up, mi piace solamente perché mi rende un po' più carina, però diciamo non ne sono così ossessionata. Il mio prodotto make up del mese è appunto questo olio labbra qui di NYX, e mi sono trovata super bene perché rende le vostre labbra super morbide e lucide, tipo effetto lip gloss, però non è un lip gloss perché non va ad appiccicare le vostre labbra, quindi voi avrete una sensazione super confortevole. Collegandomi al prodotto precedente, questo qui è il prodotto skincare del mese, ovvero uno scrub labbra sempre di NYX che io ho ordinato da Amazon appunto insieme all'olio per le labbra. Questa combo veramente mi sento di consigliarvela appunto, soprattutto per chi come me in inverno ha sempre le labbra secche. È un semplicissimo scrub, non è troppo aggressivo sulle labbra, quindi secondo me è perfetto. E niente, appunto, mi sono trovata super super bene. E infatti vi lascerò il link nell'info box nel caso vogliate anche voi acquistarlo. Per quanto riguarda il prossimo argomento, ovvero le scarpe del mese, purtroppo questo mese non ne ho acquistate, anche perché secondo me comprare un paio di scarpe ogni mese non ha molto senso. Quindi vi mostro comunque le scarpe che ho utilizzato sicuramente di più questo mese, anche se ormai ce le ho da anni. Vi faccio vedere questi qui, che appunto sono gli UGG, o come volete chiamarli, e io d'inverno li sfrutto tantissimo, ce li ho da molti anni in realtà, infatti sono un pochino rovinati. Ce li ho in questo colore beige cammello, sono super super comodi, quindi io ve li consiglio. Dentro sono anche caldissimi, infatti sono il mio must have d'inverno, soprattutto per andare a scuola io li utilizzo sempre sempre sempre. E sono veramente veramente molto facili da abbinare con qualsiasi outfit. La prossima categoria sono le unghie del mese. Le unghie le ho cambiate 2 giorni fa, quindi queste qui saranno quelle che vedrete nei preferiti di marzo. Mentre le unghie che ho tenuto per tutto questo mese sono queste qui, ve le lascio qui di fianco. Sono semplicissime, le ho fatte con una base rosa,
specificamente color carne, e un French grigio tortora. Sono stata veramente veramente contenta di quelle unghie, mi sono piaciute un sacco, quindi se non sapete che unghie fare io ve le consiglio. Inoltre ci avevo aggiunto dei dettagli color bianco, dei disegnetti super belli, anche quelli per decorare se non volete rimanere con delle unghie troppo semplici. La prossima categoria è appunto quella degli accessori del mese. Questo mese il mio accessorio preferito sono gli orecchini che sto indossando in questo momento, e vi metterò qui una foto del dettaglio. Sono degli orecchini che mi sono stati inviati da una pagina e sono veramente veramente belli. Io li metto ogni giorno per qualsiasi occasione e mi sto trovando veramente bene, quindi io ve li consiglio. Ma come in tutti i miei video, in generale vi consiglio qualsiasi accessorio dorato perché completerà il vostro look. L'unica pecca è che sono un po' pesantini, quindi diciamo che a fine giornata vi sentite un po' male all'orecchio perché pesano, ma non c'è nessun problema, li togliete e li rimettete il giorno dopo. Passiamo alle ultime due categorie. La prima è l'applicazione del mese. Allora, diciamo che non l'ho utilizzata solamente questo mese, la sto utilizzando veramente da anni questa applicazione, ma negli ultimi mesi mi ha svoltato completamente la vita, e sto parlando di Pinterest. Pinterest è un'applicazione super super bella. Ogni volta mi chiedete: ma dove trovi ispirazione per i tuoi outfit? Dove posso trovare ispirazione per unghie, outfit, acconciature, eccetera? Io vi rispondo sempre Pinterest. Anzi, vi lascio giù nell'info box il link per andarmi a seguire nel mio profilo Pinterest, appunto. Io lì ho suddiviso tutte in cartelle, quindi se avete bisogno di cercare delle unghie, avete la cartella delle unghie. Se avete bisogno di cercare nuovi outfit, nuova ispirazione outfit, avete la cartella degli outfit e così via. Quindi appunto vi consiglio questa applicazione perché per me è stata molto molto utile e continua ad esserlo. L'ultima categoria è appunto film o serie TV del mese. Diciamo che le serie TV le ho un po' abbandonate perché non ho molto tempo per seguire appunto delle serie, ma ho guardato sicuramente molti film. Quindi il film che ho preferito fra tutti quelli che ho visto questo mese si chiama Un viaggio a quattro zampe ed è appunto questo qui. Ovviamente vi deve piacere il genere, io sono un amante degli animali ma soprattutto dei cani, quindi non potevo perdermi questo film qui. Vi aggiungo anche che se siete come me sensibili e amanti degli animali, in questo film piangerete un pochino, però insomma ve lo consiglio tantissimo, mi sono emozionata, è stato un film bellissimo, quindi merita un sacco. Questo film è tratto da una storia vera e racconta appunto di questa cagnolina che si perde, non riesce più a ritrovare casa, e insomma racconta appunto di tutto il suo viaggio che fa per appunto cercare di ritornare a casa. Quindi io ve lo consiglio veramente, se vi piace questo genere qui guardatevelo, è super bello. Le categorie per questo mese sono finite qui, però siccome a me sembrano pochine, fatemi sapere se avete qualche altra idea, scrivetemela pure nei commenti che io vi leggo tutti, così nel caso nei prossimi video preferiti del mese aggiungerò nuove categorie. Quindi questo video finisce qui, io spero vivamente che vi sia piaciuto, vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!